Con il patrocinio della Regione Campania, della provincia di Salerno, del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano Alburni e del comune di Castellabate, è stato presentato presso il Salone d'Onore del Castello dell'Abate il Festival Cinecibo, festival a tema gastronomico. Sindaco, il patron del Giffoni Film Festival è rimasto entusiasta della sua presenza, della sua dialettica soprattutto, della sua esposizione in questo convegno, ma soprattutto della sua attività insieme ai suoi collaboratori. Beh, è una ulteriore testimonianza che ci gratifica, significa che il lavoro che stiamo facendo è un lavoro che viene apprezzato molto e soprattutto da persone competenti che hanno titolo anche, penso che con la loro storia e la loro carriera, insomma, sia al di sopra di ogni sospetto. Quindi per questo motivo è un elemento, è un'ulteriore gratificazione, è un riconoscimento al lavoro che stiamo facendo. È un lavoro di squadra, tengo a dire, perché il lavoro che stiamo facendo insieme a tante persone che stanno collaborando a questo progetto, sia dal punto di vista organizzativo che dal punto di vista economico, perché sostenere iniziative di questo tipo ha anche un onere dal punto di vista economico, e questo è possibile grazie alla provincia di Salerno, grazie al Parco Nazionale del Cilento, che hanno creduto in questa iniziativa e a questa felice intuizione di coniugare quella che è una nostra eccellenza come la dieta mediterranea a quella che oggi oramai caratterizza Castellabate, che è questa ribalta cinematografica data appunto da questa pellicola, data appunto a Benvenuti al Sud. La grande esposizione che Benvenuti al Sud ha dato a quest'area adesso va gestita nel migliore dei modi. Naturalmente una rondine non ti fa primavera, ma dobbiamo noi utilizzare bene, ho usato un termine secondo me adatto e appropriato stamattina, quello di aver svelato un territorio che si sapeva che stava lì, quindi c'era, era noto, ma non era svelato, era velato. Quindi questo film ha dato la possibilità di svelare un territorio, e la cosa più interessante è che c'è una perfetta sintonia, come diceva San Francesco, vedo perfino una perfetta letizia, tra gli abitanti del luogo e le persone che incominciano a scoprire il territorio. Poi fa anche tanto piacere sentir parlare benissimo e con grande capacità anche dialettica un sindaco, un assessore. Quindi questo è foriero di tante positività. Quindi mettiamoci insieme, che ognuno faccia la sua parte per il bene della provincia di Salerno e della nostra regione. Beh, quest'anno la location è Castellabate, perché poi Castellabate con il cinema oramai c'è un feeling notevole, ma io voglio dire che tutto il territorio del parco è diventato un vero e proprio set all'aria aperta, un film importante, non solo è Benvenuti al Sud, che ha avuto tanto successo e che ci ha dato tanta fortuna e tanta promozione, ma voglio ricordare Noi credevamo di Mario Martone, i film di Ruggero Capuccio, di Irma Blu e tante altre piccole produzioni che si stanno in questo momento si stanno attuando nel suo territorio, quindi una grande occasione, perché penso che il cinema, come lo sport, è un veicolo fondamentale, necessario, importante per poter trasmettere dei valori, delle emozioni, e questo è un territorio che trasmette. Con il contesto del festival scopriamo le sorelle Sguizzato che stanno pubblicizzando alla grande i prodotti del Cilento. Benvenute. Grazie mille, siamo arrivate nonostante il maltempo e il ritardo del treno, ma siamo qui e abbiamo subito voluto gustare appunto i prodotti del Cilento che noi conosciamo, apprezziamo, e quindi siamo contente di essere tornate qui. Ricordatevi che noi siamo venute nel Cilento con la trasmissione a Mezzogiorno in Famiglia, da Scea siamo state 12 volte, siamo venute anche a Castellabate con Mezzogiorno in Famiglia, adesso ci torniamo con Cinecibo. Tra un po' vogliamo le chiavi del Cilento, perché lo frequentiamo davvero tanto, ma penso che sia più per nostro gusto personale.